Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi con questa registrazione voglio farvi vedere una montatura molto bella, una montatura che io adopero spessissimo, una montatura adatta per insidiare serra e spigole con piombo fisso scorrevole, ok? Ma andiamo a vedere in dettaglio come realizzare questa montatura e ci si vede tra un pochino. Vai! Bene amici, eccoci tornati di nuovo qui. La montatura è, come ho detto prima, adatta per insidiare spigole e serra, a self casting ovviamente, e che io adopero molto molto spesso, è questa qui. Allora, partiamo con un trave dello 0,50, in questo caso in florine, dove partirà un'asola iniziale, diciamo un'asola rinforzata a circa 10-15 centimetri dalla nostra asola. Faremo un nodo portoghese. Nodo portoghese. E cominciamo a infilarci in ordine una perlina fosforescente ovale del 5. Moschettone, dove andrà alloggiato il nostro piombo, del numero 10. Altra perlina fosforescente dell'8 e un'altra perlina fosforescente dell'8. Prendiamo il nostro trave e lo uniamo a una girella sempre del 10 dove partirà il bracciolo. Il trave circa 1,5 metri, il bracciolo un paio di metri che comprende una brillatura iniziale di circa una decina di centimetri. Questo asseconderà le fughe del pesce, fa da ammortizzatore, vedete? Unito con un nodo a bocca di lupo. Il nostro bracciolo è dello 0,40, sempre in florine. Dopo, alla fine del nostro bracciolo, ci sarà un'altra brillatura dove uniremo ancora una volta una girella del 10, dove andremo ad unire un cavetto in acciaio, in questo caso a due ami, col secondo amo mobile, due ami, questi qua sono del 2/0, con cavetto in acciaio da 50 libbre, cavetto termosaldato. Ora qui, come vedete, qui non ci sono clip eccetera, perché a me non piace mettere clip, perché quando abbocca un serra l'85-90% delle volte bisogna cambiare il nostro cavetto e mettendo delle clip risulterebbe tutto sprecato. Quindi si fa passare all'interno, si fa riuscire dal buco e si crea un'asola.
Facciamo passare l'amo all'interno, tiriamo il tutto. Vedete? E poi si avvolge e si termosalda. Questo qui non va più da nessuna parte. Eccolo qua. 2 metri, comprende tutto il bracciolo. Travedi circa 1,5 metri. Poi ci saranno 2 perline del lotto, moschettone e perlina del 5. Nodo portoghese e asola rinforzata. Il nodo portoghese sul nostro trave serve a far autoferrare il pesce in fase di abboccata. Ora ci mettiamo il piombo. Mettiamo il nostro piombo. Questo qui è il trave. Questo qui è il sistema. Piombo, bracciolo che gira intorno e bracciolo. Ora, quando questo qui è posizionato, vedete, questo è immobile. Qui è posizionato a terra, il pesce a bocca tira. Se lo porta fino al nostro nodo portoghese per poi autoferrarsi. Così, tac, e si ferra. Questo non va più da nessuna parte. Ecco, vedete com'è il sistema? Questo è il nostro trave. Questo per terra è il nostro bracciolo. Quando il pesce con frizione tarata, ovviamente, va ad abboccare e per poi scappare, il nostro bracciolo partirà così per poi andarsi a bloccare sulla perlina e il nodo portoghese, facendo accadere l'autoferrata. Vedete? Tac, e si autoferra. Questa è la montatura di oggi. Questo è uno dei miei sistemi per insidiare il serra e anche qualche spigola. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Per qualunque cosa, come sempre, non esitate a contattare sulla mia pagina Facebook Pesca nel DNA. E lasciate anche lì un bel like, che più avanti faremo anche qualche diretta. E niente, andiamo con i saluti. Voglio salutare Giovanni Bicchieri da San Giorgio Ionico, Taranto, ok? E poi voglio salutare Salvatore Floreno di San Vito Lo Capo, Sicilia. Mi raccomando, ragazzi, andate a pesca e divertitevi. Bene, amici, ovviamente saluto anche tutto il resto degli iscritti. Bene, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio come sempre di tutto e noi ci si vede alla prossima. Mi raccomando, tutti a pesca. Ciao belli!